Il lavoro di Maria Lai è sempre più apprezzato nel mondo e le sue opere stanno anche dal punto di vista del valore che viene loro attribuito crescendo progressivamente. Sono importantissime mostre che raccontano a Roma, a New York, a Venezia l'importanza del lavoro di questa grandissima artista. E la nostra città, Cagliari, sta cercando di fare la sua parte. Ha ospitato non molto tempo fa una raccolta importantissima delle sue opere, ha in progetto altre manifestazioni che valorizzino sempre di più la figura di Maria Lai. Nei giorni scorsi, in uno dei quartieri più preziosi della nostra città, a Castello, le è stata dedicata una piazza ed ora una nuova edizione di Opera Sola, esponiamo per la prima volta un'opera di grandissima importanza che racconta il lavoro delle nostre donne nella fabbricazione del pane e credo che sarà una bella scoperta per tutti i cagliaritani e per chiunque voglia venire a visitare la Galleria d'Arte. Noi non abbiamo un numero importante di opere di Maria Lai nella nostra collezione, ma non per questo ci sentivamo diciamo esentati o in difficoltà nel pensare di poter diciamo, ragionare tutti insieme e celebrare questa figura e trarne degli insegnamenti in occasione del centenario. Abbiamo riflettuto per ideare questo progetto sia sul concetto di opera sola, che era l'idea avuta l'anno scorso sulla base di una di un saggio di Umberto Eco che diceva quanto è bello poter apprezzare un'opera nella sua semplicità e nella sua efficacia, tenendola isolata dalla ridondanza di tutte le altre opere che spesso affollano un museo. E poi abbiamo lavorato, aiutati dalla visione di materiali filmato da Francesco Caso negli anni, sulle riflessioni teoriche di Maria Lai sul concetto di opera sola. Abbiamo esaminato un video insieme a Francesco di Maria Lai in occasione della sua laurea honoris causa nel 2004, in cui Maria Lai proprio parla dell'idea di opera sola. Io voglio leggere alcune estratti da questo video, che poi sono quelli che riporteremo anche nelle parti didascaliche di ingresso. Lei in quell'occasione disse: davanti a un'immagine tutti ci chiediamo mi piace, non mi piace, e tutto si ferma lì, come se fosse un problema affidato all'istinto. Su questo argomento vorrei che nascessero dialoghi. Ho fatto una proposta: che in ogni scuola, dall'asilo all'università, si prepari una stanza, piccola come un tabernacolo, per accogliere un'opera d'arte alla volta per almeno 15 giorni. E qualcuno aiuti i bambini, i giovani e anche gli adulti a leggere un'opera d'arte che non è assolutamente leggibile nei musei, perché l'adulto può leggere con uno sguardo un intero scritto, ma al bambino bisogna insegnare a leggere prima parola per parola. Un'opera d'arte andrebbe vista per diversi giorni e guardata in silenzio e da sola, in uno spazio vuoto, che nessun museo purtroppo ci propone. Questa è una proposta che io spero entri nella vostra coscienza, perché quei ragazzi, gli uomini di domani, la Sardegna di domani ha bisogno di questo aiuto. Questo sarà il mio capolavoro se riuscirò. Tutto il resto è stata un'occasione perché avvenissero i miracoli. L'arte ha un compito preciso, quello di aprire le coscienze. Senza di questo il mondo inaridisce. L'opera d'arte è un mutuo gioco tra visione e pensiero. Ciascuno anima e illumina l'altro in un'unica esperienza. Quindi su queste bellissime parole di Maria Lai abbiamo iniziato a costruire il nostro percorso. Siamo felicissimi di aver iniziato quest'anno di celebrazioni di Maria Lai con questo concept di opera sola, che è stato ideato nel 2017 dalla nostra direttrice. Quindi questo è solo l'inizio. E altrettanto felici siamo di poter mettere a disposizione, come vi ha ampiamente illustrato l'architetto, l'arte per i giovani, per gli studenti, per le scuole, e fare in modo anche a tanti livelli che l'arte e la cultura siano degli strumenti di inclusione. Quindi stiamo lavorando su tanti aspetti. Quindi il carcere minorile è solo uno di questi.
Non ricordo se hai accennato all'illuminazione. Non ho accennato, perché prima l'ho fatto vedere. No, una cosa di cui siamo orgogliosissimi è l'illuminazione di questa, di quest'opera, che è particolarissima, la vedremo domenica, e che siamo tra i pochissimi in Europa, oltre il Louvre, ad avere. Quindi stiamo anche iniziando queste sperimentazioni. Il nostro assessore è d'accordo, per definizione, come noi siamo, condividiamo il suo pensiero per principio. No, siamo veramente contentissimi, insomma, di iniziare anche questi interventi innovativi che valorizzino i musei civici e comunque tutto il patrimonio di Cagliari. Su tutta la parte artistica e di Maria Line non mi soffermo oltre, perché è stata ampiamente, splendidamente spiegata dall'architetto Mura.